24, da oggi ufficialmente lo scrittore Henry De Luca è cittadino onorario di Agerola. Questa importante giornata è stata preceduta da un altro importante momento che si è vissuto nei mesi scorsi proprio qui, lungo il Sentiero degli Dei, dove è stata affissa, come potete vedere, questa targa in marmo sulla quale sono state scolpite le parole che ha pronunciato lo scrittore partenopeo Henry De Luca, proprio parole di apprezzamento, dei veri e propri versi d'amore verso questo luogo in particolare. Sentiero degli Dei. Gli dei sono stati ridotti a mitologie. Il loro nome qui resta legato a un sentiero, uno strascico regale di bellezza. Virgilio dice a Dante d'aver vissuto al tempo degli dei falsi e bugiardi. Arroccati su questo sentiero non lo sono, mentre lo percorro sono di nuovo un pagano politeista. Henry De Luca. Consiglio Comunale, con delibera numero 35 del 24 luglio 2024, ha conferito all'unanimità la cittadinanza onoraria a Henry De Luca, in segno di gratitudine per il legame solido e sincero con Agerola, per aver saputo cogliere l'anima bella della nostra terra, per aver voluto interpretare le sue radici semplici donandole amicizia sincera e per averne espresso l'immensa bellezza con eleganza e maestria. Agerola, 3 settembre 2024. In occasione di questa serata è più giusto dire Agerola accoglie Henry De Luca o Henry De Luca accoglie Agerola? Beh, Agerola mi sta facendo questa accoglienza da concittadino. E dunque sì, mi trasformo da ospite a inquilino onorario. Poi io sono diventato amico lentamente di questo luogo e dei suoi abitanti, sì, quindi ci ho messo un po' a introdurmi e a sentire questo posto come buono per me. La radice del castagno, albero simbolo del nostro stemma comunale, nascosta e contorta come il carattere degli agerolesi, ma stupendamente bella quando si scopre. Dura e caparbia nel cercare la linfa in un terreno difficile, come gli agerolesi. Ma questa sua fatica dà fronde e frutti di stupenda bellezza, così come gli agerolesi sanno fare con la loro innata saggezza e ospitalità. Oltre la chiave che ha aperto la sua porta a tanta gente nei secoli, un pezzo di radice di castagno per una persona speciale che con il suo pensiero, le sue scelte, i suoi scritti è stato capace di scrutare il profondo dell'animo umano. Agerola gli è grata per tutto questo e per l'amore che ha dimostrato di nutrire per questa terra. Festival di Agerola si avvia a chiudere anche la 13ª edizione, questo 3 settembre resterà nella storia, come ha sottolineato anche lei nel suo intervento, innanzitutto ha detto resterà nella mia storia personale. Sì, quello di questa sera segna veramente un passaggio importante nella mia storia personale e politica, perché questa sera con il peso, ecco, della fascia tricolore ho avuto il piacere di conferire ad Henry De Luca la cittadinanza onoraria. Henry, in base alle sue note biografiche, rappresenta un unicum nel panorama intellettuale internazionale, intellettuale, poeta, scrittore. Gli siamo grati per la sua amicizia e per il legame inscindibile che lo lega ad Agerola, un legame che si è cimentato negli anni tramite testimonianze che lui ha regalato ad Agerola, offerte ad Agerola, che sono diventate parte attiva del nostro presente e del nostro futuro. Due sono le testimonianze più importanti, che sono stati gli elementi su cui abbiamo costruito l'idea di conferire la cittadinanza onoraria a Henry De Luca: il celebre romanzo
famoso Monte di Dio, dove Henry ha esaltato le bontà gastronomiche del nostro territorio. È un pensiero poetico che durante un'escursione sul sentiero degli dei, durante il solstizio d'inverno, lasciandosi ispirare dalle bellezze del nostro luogo, Henry ha voluto regalare ad Agerola un pensiero poetico celebre, importante, fortemente significativo e identitario del nostro territorio, che abbiamo voluto scolpire su una pietra che abbiamo installata all'ingresso del sentiero degli dei, porta di accesso sull'infinito, porta che è attraversata da centinaia di migliaia di persone. Per tale motivo ci grava di un'ulteriore responsabilità, che è quella comunque di prenderci ancora più cura della nostra straordinaria terra. Oggi ecco, con l'amicizia che Henry De Luca dedica ad Agerola, abbiamo voluto, attraverso la cittadinanza onoraria, dargli un'attestazione, ecco, di questa amicizia. Henry, attraverso i suoi tributi di amore che ha regalato ad Agerola, rientra nel pantheon degli inni alla bellezza. Henry rappresenta un elemento importante, imprescindibile, nel grande panorama di intellettuali ed artisti che ad Agerola, soprattutto nel corso del Novecento, hanno regalato parole cariche di amore. E parlo di Cilea, parlo di Giacomo, parlo di Bracco. E quindi, in un certo senso, Henry stasera, con la cittadinanza onoraria, rispolvere, ecco, quegli antichi fasti di Agerola. E per tale motivo siamo veramente orgogliosi di ufficializzare, a partire da questa sera, Henry De Luca come cittadino di Agerola, che è un elemento che ci inorgoglisce e che esalta la rivendicazione orgogliosa di appartenere ad una terra magica, laboriosa, che non smette mai di sorprenderci. Il Festival di Agerola sui sentieri degli dei si avvia a conclusione. L'evento, che ormai è diventato simbolo e narrazione di una terra fantastica, uno dei luoghi più suggestivi della costiera amalfitana, sta per mettere un altro importante sigillo, chiudendo la 13ª edizione. Questa è sicuramente tra le serate più significative, con il conferimento della cittadinanza onoraria di Agerola allo scrittore napoletano Henry De Luca, un riconoscimento ufficiale che sancisce il profondo legame che unisce lo scrittore alla splendida realtà della costiera amalfitana. Che ha voluto regalarti questa illustrazione. Posso dire che, insomma, siccome questo posto è molto affollato, a Gerola è frequentato da un sacco di persone, io come nuovo cittadino cercherò di occupare il meno spazio possibile. Se ci mi faccio leggero, non ingombrerò, non farò da ingombro. Il conferimento della cittadinanza onoraria, come detto anche dal sindaco, è stato deciso all'unanimità dal Consiglio Comunale di Agerola. Nell'ambito della serata è stato presentato anche il video L'età sperimentale, testo di Henry De Luca e regia di Marco Zingaretti. Mio padre è stato sportivo un giorno. Ha giocato nel Napoli Calcio, a pallacanestro in Serie A. Diceva che lo sport gli aveva fatto bene, ma che era un'attività giovanile. Cosa vuol dire ricevere le chiavi di una cittadina e come sentirsi anche un po' delle responsabilità addosso rispetto a questa gente, a questi luoghi? La chiave è un simbolo, non apre nessuna serratura. Dimostra che le serrature sono state aperte già. E quindi è una chiave che viene restituita come se non dovesse più servire, è un simbolo. Il fatto è che questo posto è un posto che si è meritato l'ammirazione di tante persone, non solamente la mia, ma di tanti visitatori che continuano a frequentarlo e a trovarci, a essere soddisfatti della loro visita e a raccontarlo agli altri, a far venire altre persone, a suggerirlo ad altri. Questo posto si è meritato il suo rango in questo momento. Sì. Questa sera è stata anche l'occasione per vedere il suo video L'età sperimentale, al termine del quale lei dice: questo momento, quest'età per me è il tempo migliore. Quanto tempo trascorrerà ancora ad Agerola? Parto domani mattina, io mi fermo sempre poco, però sì, questo è il mio tempo migliore, ed è strano, non avrei mai immaginato che questa età potesse essere, questa età così dichiarata per terminale, potesse essere invece la migliore, il riassunto di tutte le precedenti.
Harry, oltre a essere mio amico personale e amico di Agerola, lo dimostra il fatto che arriva 3-4 volte l'anno anche fuori da eventi ufficiali, così per stare con me, per stare qui, per parlare con la gente del luogo, per vedere i progressi che noi facciamo. Anche oggi siamo stati in giro per Agerola a vedere tutta una serie di cantieri dal campo sportivo, lo raccontavo adesso, che stiamo per concludere donando finalmente ad Agerola uno stadio all'altezza delle aspettative dei tanti giovani e tanti sportivi che abbiamo, anche gli edifici scolastici che stiamo costruendo, dalla Nido alla scuola elementare. Stiamo portando avanti un'imponente opera di trasformazione del territorio ed è partecipe di questi, del work in progress, perché ritiene che, ecco, Agerola rappresenti, come ha dichiarato più volte, l'esempio di un'amministrazione virtuosa, un'amministrazione con i piedi ben piantati nella quotidianità, nel presente, ma con lo sguardo lungo, lo sguardo che punta alle prossime generazioni, punta a costruire una Agerola migliore all'altezza delle aspettative dei tanti turisti che vengono a trovarci sempre più e del ruolo che Agerola vuole recitare nel panorama culturale nazionale e internazionale. Alla serata ha preso parte anche il direttore generale della prevenzione del Ministero della Salute, Francesco Vaia, al quale è stata donata una riproduzione del Tarì amalfitano. Anche il professore Vaia è molto legato alla costiera amalfitana, a Gerola è sicuramente tra le sue mete preferite. Prendendo spunto dal video di Harry De Luca, il professore Vaia ha lanciato un suggerimento alle persone presenti in sala su come migliorare il proprio stile di vita. Lui dice che il Covid gli ha fatto riscoprire, perché era già dentro, era ovviamente già dentro di te. Il senso, e questo è anche un invito, io faccio il mio lavoro, è anche un invito a considerare l'attività fisica a qualsiasi livello, anche moderata. Come diceva un vecchio saggio, l'importante è articolare. Cioè, l'importante è muoversi, ma è importante perché? Perché questo video, ribadisco, bellissimo, che veramente mi ha preso, viene fuori anche un tema che, insomma, non è un tema nuovo. Se pensate che Seneca lo ha affrontato tanti anni fa, nel suo bellissimo Desenectute. Per oggi, visto dal mio punto di vista, di uomo che si occupa di scienza, uomo che si occupa di medicina, io dico, e anche qui c'è un altro grande napoletano che sta lavorando con me su questo, la vecchiaia, che noi abbiamo visto sempre come la somma delle malattie. Cioè, uno si è fatto meglio e quindi, vabbè, è normale che sia malato, è normale che abbia degli acciacchi. La vecchiaia, intesa con questa accezione, è assolutamente, vi garantisco, evitabile, è prevenibile. Agerola cresce, questo lo dimostrano i tanti turisti presenti anche quest'anno, le opere che, come ricordava lei, sono in corso. Con essa cresce ogni anno sempre di più il festival, e pensare che è cominciato quasi tutto per gioco, mi riferisco ovviamente innanzitutto al festival. Sì, è cominciato tutto veramente per gioco. Una sera d'inverno a Palazzo Agambaro, insieme a pochi amici, abbiamo immaginato una manifestazione che potesse essere da traino a quello che era il circuito turistico che noi immaginavamo, lo scenario del bello e del buono che doveva coniugarsi sempre più e sempre meglio, unendo i panorami, unendo lo scenario naturale, unendo la grande rete sentieristica che noi abbiamo, a quelle che sono le bontà della nostra tradizione gastronomica che si sono sedimentate in questa valle nel corso dei secoli e che rappresentano appunto un'eccellenza. L'avere Harry come cittadino onorario ovviamente ci inorgoglisce non poco. Lui non è aduso a queste cose, è molto schivo, molto riservato, ma è stato, come gliel'ho proposto, è stato molto molto felice, perché per noi annoverare nell'albo d'oro degli amici illustri di Agerola uno scrittore famosissimo in Italia, famoso in tutto il mondo, che vende
copie notevoli in tantissimi paesi esteri, ci onora, e soprattutto ci onora avere con lui una condivisione di valori, di principi, di input morali, un'etica, una deontologia che ci porta a mettere in pratica giorno per giorno quello che noi pensiamo attraverso anche l'azione amministrativa, che è un'azione amministrativa tesa appunto a valorizzare un perpetuarsi di buone pratiche che possono manutenere, rinnovare, mettere in campo un futuro migliore per chi verrà dopo di noi. Quest'anno possiamo dire di aver realizzato l'edizione più bella di sempre. Ovviamente il festival, oltre ad essere il principale attrattore turistico del territorio, è soprattutto un modo per mantenere viva la memoria storica di tanti artisti, poeti, intellettuali che ad Agerola hanno tratto ispirazione per i loro capolavori. Cilea, Di Giacomo, Bracco sono i tre artisti che ispirano, tre riconoscimenti che quest'anno abbiamo assegnato alla banda musicale dell'Aeronautica Militare, ad Colapesce e Di Martino, e a oltre che a Ermal Meta, a Dargen D'Amico, a tanti altri artisti che hanno calcato i nostri palcoscenici. Stiamo già lavorando alla prossima edizione del 2025. Ovviamente non possiamo ancora svelarvi nulla, perché siamo ancora nel momento in cui dobbiamo concludere i lavori di questa edizione. Quello che possiamo comunque assicurarvi è che sarà ancora di più innalzata la proposta artistica del nostro festival, che non ci dimentichiamo nasce come scommessa ma è diventata a tutti gli effetti come una certezza, sia per la proposta artistica che mettiamo in campo e sia, come dicevo prima, soprattutto perché diventa uno strumento di recupero di una memoria storica di cui noi andiamo fortemente orgogliosi, a testimonianza di un riconoscimento che assegniamo ai nostri antenati di un patrimonio naturalistico, artistico e paesaggistico di cui oggi noi ci prendiamo cura per tramandarlo alle future generazioni.